rispondere nei giovani la passione per le auto del papà, del nonno, del nipote e di chissà ancora quanti indietro, degli avi. E non è facile. Questo è uno delle problematiche nazionali per cercare di coinvolgere il futuro, ovvero sia i giovani. Ed è stato questa mattina, ci sono stati così tanti giovani nelle scuole primarie e nelle scuole medie. Del 38. Lo spirito giusto per rivivere un'emozione. Quanti appassionati, quanta gente si è assiepata sul percorso per fotografare, applaudire, cosa che ha avuto grande successo negli anni. Una bella esperienza, un bel pomeriggio regalato da Chieti a tutti gli appassionati del pomeriggio con le verifiche. Poi ieri sera una cena conviviale tra amici, proprio qua alle risposte, ma tanto per magari scambiarsi il numero di telefono per dire ci vediamo alla prossima gara. E poi stamattina la partenza emozionante con tanti bambini, con le loro bandierine, con i loro lavori, in pieno centro a Chieti. Inserita al calendario AC storico, ruota nella storia, non sono previste, nonostante abbiano giocato con i presostati, con i tubi della regolarità, una classifica di merito. Quindi noi stasera e domani leggerete sui quotidiani al gran finale con premiazioni, saluti e tutto. Dove grazie? Che importante sono due curiosità. La prima è il crocello, proprio il monumento storico, una chiesa sconsacrata, dove ci sarà con la presenza di emozionante qua in Villa per dare vita a questo gran criterium delle vetturette che è ritornato in vita con ampi consensi, fortemente voluto dalle amministrazioni locali, dalla regione e dal... Sì, c'è la posizione, infatti Fabio aiutaci.